Technology. Okay, Thomas. Technology. Transmission technology. Okay, Thomas. La trasmissione tecnologica di OK Radio. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di OK Toms, qui mercoledì, anzi martedì 4 novembre, si comincia subito bene, martedì 4 novembre, la 26esima puntata di OK Toms. Ecco, volevo partire dicendovi il numero esatto delle puntate che abbiamo raggiunto finora. Come gli anni del DJ. Esatto, come gli anni del conduttore Robert Hunt, di DJ Ste e anche di Andrea Ferrario che è qua sì. Di fianco a me. Ciao a tutti. Salutiamo. Ciao Ste, salutiamo Ciao. Anche te già che ci siamo, bene, in questa giornata uggiosa di novembre, ma ve la rischiareremo noi con un po' di notizie direttamente dal mondo dei videogiochi, sì. Perché se avete visto il teaser che vi abbiamo mandato sulla pagina di Facebook di OK Radio, vi siete accorti che ovviamente è una puntata a tema di videogiochi, c'era il personaggio di South Park con il joypad della PlayStation. Se invece non l'avete visto, dovete diventare fan di OK Radio e anche di Tons Hardware, perché ovviamente dobbiamo aumentare la diffusione di questi mezzi di comunicazione social, perché potrete scoprire cose, tutti in retroscena, tutte notizie magari che non vediamo sul nostro sito, tante cose, tante curiosità, direttamente dal mondo della tecnologia e direttamente dal mondo di OK Radio. Per cui sì. Volete sapere cosa fa il DJ Ste ad esempio il sabato sera, magari sulla pagina Facebook, no, non lo so, non penso che ci sia, però magari non è mia abitudine farlo. Magari il dopo, ecco, il post serata, ecco, sì. Bene, e vi ricordo che potete contattarci in diretta al numero di telefono 0331 15 86 900, l'indirizzo mail diretta @okradio.it, l'indirizzo Skype OK Radio Web, Facebook OK Radio Web, Twitter @okradio_it e il numero di WhatsApp 393 82 57 760. Bene, e come abbiamo anticipato vi parleremo di videogiochi, ma prima vorrei farvi vedere la scaletta di che ho trovato qua, mi dicono che sia del super boss Mario. Aperitivo aziendale. Esatto, fra l'altro c'è una scaletta professionale. Guarda i secondi. Guarda, sarebbe proprio, oggi parla di rullo di tamburi, suspense, svegliamo un po' di retroscena. No, complimenti alla scaletta fatta in Excel con addirittura i tempi di fianco, quando sì. Io invece ho tipo un foglio strappato con un pennarello. Lui l'ha fatta in Excel, io l'ho dovuta montare quella scaletta, quindi ecco. Vedi te con i tempi giusti, fare cose. Allora complimenti allora anche al DJ Ste e non solo a Mario e al suo aperitivo aziendale. Mentre invece io con la mia scaletta scritta a mano praticamente vi parlerò dei videogiochi più caldi in uscita in questo momento sì. E nelle prossime settimane, in tutto novembre praticamente. Sì. E cominciamo subito con il botto, perché vi parliamo di Call of Duty Advanced Warfare, che è già disponibile su PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. No, facendo il ferry, no. Non è Vittoria. Ah, ok, no, non è il numero 2, non è neanche Vittoria, si chiama Advanced Warfare. Ed è uno sparatutto in soggettiva, come tanti altri sparatutti che sono usciti in questo periodo. Questo è ambientato nel futuro, per cui ci sono molti gadget ultra tecnologici, armi che non si vedono tutti i giorni sul campo di battaglia, anzi probabilmente non si vedranno ancora per molti anni. E il fattore chiave di questo gioco è un esoscheletro che permette di potenziare le abilità del protagonista e degli altri soldati, per esempio permettendogli di saltare più in alto, addirittura un doppio salto, come quasi un platform d'azione, oppure di dargli una forza, diciamo, sovrumana e di aprendo diversi scenari sul campo di battaglia, ovviamente. E ci sono già diverse recensioni in giro, la stampa specializzata l'ha accolto abbastanza bene, con voti che vanno dall'8 al 9. Noi usciremo con la recensione di Tom Sardar nei prossimi giorni, mentre invece il parere degli utenti è un po' più critico, perché questa saga, vi svegliamo, che è sempre stata molto criticata per la sua ripetitività. Dicono che la solita solfa da tanti anni, sempre uguale, cambia niente. Fatto sta che ogni anno esce e vende milioni di copie. Adesso non abbiamo ancora i dati di vendita di questo gioco, perché è disponibile da un giorno per chi l'aveva prenotato. Però siamo pronti a scommettere che anche quest'anno farà veramente il botto. È come Apple.
Esatto, come Apple, cioè è schifo, che... la solita cosa, non cambia niente. Lo compro. Esatto. Non ne voglio. La solita minestra che, seppur riscaldata, vende sempre bene. E... per dire, noi le prime impressioni su questo sparatutto sono anche le nostre abbastanza positive. La campagna sì, non è lunghissima, però è un gioco molto incentrato sul multiplayer, per cui se lo compri per la storia e poi vedi che dopo 4 ore e mezza finisce, forse non conviene spendere 60 e passa euro. E ti dico che durante il Games Week c'era Activision, che ovviamente era concentrata ad un padiglione dedicato a Call of Duty, che permetteva di far giocare 6 contro 6 e i vari... c'era ovviamente il serpentone, no? Con le transenne hai fatto il serpentone a 2, 3, 4 file. È stato tutti 3 giorni pieno, benissimo, gente che stava in filo fila ore per fare una partita, per star lì per provare 10 minuti alla fine di partita. Quindi questo comunque dice è uno specchietto tanto. Che riflette la realtà e la passione comunque del grande numero di appassionati che ha questo titolo, che vi ricordiamo è già disponibile su PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. E passiamo ad un altro sparatutto invece, che questo è molto apprezzato dal nostro Andrea Ferrario, che però non vi possiamo dire niente perché è Halo The Master Chief Collection, che esce l'11 novembre su Xbox One. Dai, qualcosa possiamo dirlo, dai. Dai, qualcosina. Alla fine è la collezione dei primi 4 Halo, in verità Combat Evolved, però l'Anniversary Edition, più il 2, il 3 e il 4. Dico le cose che si sanno, sì, insomma, sì, sì. Quindi non è una semplice collection, perché è stata l'1 e il 2 sono stati rivisti nella grafica, vi dico anche pesantemente, quindi proprio sembrano dei giochi nuovi, rivisti anche nell'audio, e poi ci sono tante altre novità, modalità di gioco, si possono affrontare le missioni in maniera un po' diversa dal solito, cioè senza seguire la campagna, c'è tutto il multiplayer, tutto fatto in attesa dei Halo 5, Halo che 5. Si aspetta fra un annetto circa, più o meno. Però insomma, se fan della serie sicuramente, ma secondo me è anche un'opportunità per chi magari non ha mai giocato ad Halo, perché comunque il primo Halo è uscito tra i 10-15 anni fa, adesso non mi ricordo, comunque diverso tempo fa, quindi magari alcuni, anche più giovani, proprio per questione di età non hanno giocato ancora al nuovo Halo, quindi è un'ottima opportunità per andare a recuperare quello che poi è tutto l'universo, la storia, perché alla fine non è un semplice sparatutto. No, esatto. Perché se non è, deve essere amato per l'atmosfera, i personaggi, tutto il resto. Perché se lo mettiamo a confronto con gli altri sparatutto, magari tecnicamente c'è anche di meglio. Però lì è tanto appunto la trama, l'universo intero che ti immerge in questo mondo fantastico, che fa la differenza. Sono d'accordo, anch'io consiglio The Master Chief Collection, è un'ottima occasione anche per avvicinarsi, proprio uno dedicato a tutti i fan, ma anche per chi vuole avvicinarsi appunto alla saga di Halo. Si gioca tutti i 4 capitoli e poi l'anno prossimo si ritrova pronto con la trama per giocare ad Halo 5. Yes. E vi ricordo che uscirà l'11 novembre in esclusiva su Xbox One. Ma andiamo avanti adesso con un nuovo capitolo di una saga molto molto apprezzata dai fan, e anche questa un po' criticata, soprattutto gli ultimi capitoli, per la ripetitività del gameplay. Stiamo parlando di Assassin's Creed Unity, che uscirà il 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One. In questo caso niente console vecchie, quindi PS3, Xbox 360, perché Ubisoft ha voluto concentrarsi sulle nuove console, fare un motore grafico all'avanguardia, comunque in grado di sfruttare le potenzialità delle nuove console e dei PC più performanti. E come dicevamo, una saga che comunque è stata un po' criticata per la ripetitività del gameplay. Anche in questo caso abbiamo provato in occasione dei Games Week, diciamo che la formula di gioco è quella collaudata dei soliti Assassin's Creed, per cui sei un assassino. Esatto, sei un assassino, quindi bisogna uccidere le persone, spesso e volentieri di nascosto. Però diciamo che qualche novità l'hanno inserita. Dov'è che è ambientato questo? È ambientato a Parigi durante gli anni della Rivoluzione Francese, e quindi tumultuosi anni della Rivoluzione, tanti combattimenti, e hanno deciso di abbandonare le combattimenti navali che hanno contraddistinto il Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed 4 Black Flag. Quindi via i combattimenti navali hanno introdotto delle missioni cooperative per 4 giocatori, che dovrebbero dare una rinfrescata alla saga, che comunque vabbè, anche in questo caso come per Halo si gioca molto per la storia, se si è appassionati, si vuole scoprire come quali altre novità ha creato Ubisoft, ovviamente si cerca di
di dare una possibilità a questo gioco. Ovviamente se invece non la saga vi ha stancato, diciamo che ci sono molte altre novità in arrivo questo mese che non vi faranno sentire la mancanza di questo Assassin's Creed. Tutti pronti per le fiere di Natale, eh? Esatto. Si compra prima e poi ci si dà dentro forte. Esatto, perché ora, adesso escono a novembre, fanno in tempo ad arrivare a Natale magari con qualche promozione, qualche sconto, oppure la versione che comprende qualche... Se no ve le fate regalare, dai, sì. Un regalino, sì, in effetti sotto l'albero, un videogioco per chi è appassionato ci sta sempre dentro. Anzi, se volete mandarne uno anche qui, noi facciamo... Abbiamo l'albero gigantesco. Sì. Non abbiamo la casella postale di DJ Stay per farci mandare i gadget e i regali dei fan. Magari, che ne so, uno striscione con su, oh grazie, ok Toms. Una bomba a mano innescata. DJ Stay, I love you, qualcosa del genere. No, eh? Bene, però guarda, scrivo io un memo, aspetta, creare casella postale di Ok Radio, okay. Bene, bene. E adesso lasciamo perdere Assassin's Creed Unity. Fra l'altro dobbiamo andare anche un po' spediti, perché con tutti questi giochi in uscita nelle prossime settimane non facciamo neanche in tempo a descriverli tutti. Vabbè, ovviamente non possiamo fare a meno di parlarvi di Pro Evolution Soccer 2015, che uscirà il 13 novembre su PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Si tratta del nuovo capitolo della saga calcistica di Konami. Che esce... palle. Vabbè, cioè, dopo... io mi piacciono tutti i giochi tranne quelli di calcio, questo sì, lo sapete. Lo specifichiamo. Ma io mi chiedo, ogni anno che cosa cambia? Bella domanda. In effetti molti hanno la sensazione di pagare ogni anno fior di soldoni per giocare con le squadre aggiornate ai trasferimenti estivi, esatto. Però in questo caso diciamo che c'è il passaggio anche alle console next gen, quindi questo qui è un capitolo che sarà sviluppato sul motore, nuovo motore di Konami, che è lo stesso del nuovo Metal Gear Solid, si chiama Fox Engine. Per cui ci sarà questa novità, un frame rate inchiodato sui 60 frame al secondo e soprattutto c'è la possibilità anche di recuperare nei confronti di un FIFA che quest'anno sta deludendo un po' le aspettative degli appassionati, per cui vedremo chi riuscirà a sottrarre lo scettro di gioco di calcio dell'anno. Ma che FIFA adesso è sviluppato ancora anche per le console vecchie o su console nuove? No, cioè per tutto. Quindi potrebbe avere un vantaggio. Esatto, cioè questo il più che altro... Winning Eleven era quello, no? Questo sì, è Pro Evolution Soccer, che riprende all'epoca era Winning Eleven, poi è diventato Pro Evolution Soccer e poi da lì si è evoluta la saga in quello che conosciamo tutti quanti, o meno tutti gli appassionati dei giochi. Ma proseguiamo con un remake di lusso, questo è un gioco che non ha bisogno di molte presentazioni. Si chiama Lusso. Esatto, si chiama remake Lusso. Lusso è il nome del gioco originale, no, è un remake di sostanza, che non è sostanza il gioco originale, no. Il gioco originale è GTA 5 dopo che ha venduto 34 milioni di copie per PS3 e Xbox 360 ed è entrato nella top 10 dei giochi più venduti di sempre al sesto posto, che c'ha lì fra l'altro Mario Kart e un paio di altri titoli Nintendo nel mirino, per cui potrebbe avvenire il sorpasso proprio con l'occasione, con l'uscita di questo remake, perché il 18 novembre uscirà anche su PS4 e Xbox One, per cui grafica aggiornata, nuovi contenuti, ovviamente tutto un po' più bello, in attesa ovviamente della versione definitiva che aspettiamo con ansia, che sarà quella per PC, che arriverà a gennaio e che garantirà il supporto alle mod, per cui vuol dire che milioni di appassionati si divertiranno a creare le cose più bizzarre per questo gioco, da scaricare cioè renderlo veramente di divertimento infinito. Già così è un gioco abbastanza longevo, figuriamoci con le mod, davvero addio vita sociale praticamente. Proseguiamo veloci, andiamo con Far Cry 4, che è un'uscita il 20 novembre su PC, PS3, Xbox 360, Xbox One e PS4, sì, mi ero dimenticato una. E anche questo è uno sparatutto in soggettiva ed è il quarto capitolo della omonima saga di Ubisoft. Lo stile di gioco ricalca molto Far Cry 3, soltanto che hanno deciso di cambiare l'ambientazione, è cambiato il cattivo che sembra Cristiano Malgioglio, ve lo diciamo. Salutiamo anche Cristiano Malgioglio, ciao nostro fan. No, perché il cattivo si chiama Pagan Min, ma nelle immagini promozionali e nei video si vede che ha un bel completo rosa, un ciuffo biondo. Cioè, quindi, ciuffo biondo. Esatto, ciuffo biondo, completo elegante rosa con gli strass. Cioè, sei Cristiano Malgioglio, inutile, dai. Bravo, un'ottima imitazione quella del nostro DJ Ste. E quindi via nuovo cattivone, un po' estroso, nuova ambientazione nell'Himalaya, la possibilità di cavalcare elefanti che seminano il terrore nei villaggi, per cui, guarda, lo stiamo già comprando praticamente. No, beh, prima di passare
direttamente all'acquisto, aspettate la nostra recensione. Comunque un gioco molto atteso dagli appassionati, molto... Io ho apprezzato molto il terzo capitolo, ad esempio, mi è piaciuto lo stile di gioco. Bello il primo, fail il secondo, bellissimo il terzo. E vedremo il quarto sarà una specie di 3.2. Secondo me il personaggio è quello cattivo, che è un po' ambiguo. Ambiguo proprio in tutti i sensi, mio caro Andrea. Cavalchi gli elefanti, però non so poi cosa può succedere di strano. Meglio lasciare... Sì. Mi vengono solo epiteti che è meglio evitare, quindi andiamo avanti. Bene. Questo qui è il 20 novembre per tutte le console PC. Proseguiamo con il 21 novembre, la data in cui uscirà Dragon Age Inquisition. È il terzo capitolo di un gioco di ruolo, di una saga di giochi di ruolo molto apprezzata, anche se con fortune alterne, perché c'è stato il primo capitolo osannato da critica, appassionati, tutti, oh che bello, fighissimo. Secondo capitolo, una ciofeca praticamente, perché hanno deciso di abbandonare delle dinamiche che avevano decretato la fortuna del primo, quindi via la telecamera tattica, perché è comunque un gioco di ruolo strategico, via telecamera tattica, via l'esplorazione del mondo di gioco, praticamente è rimasto un gioco in cui bisogna andare in giro per corridoi combattendo e non era stato molto apprezzato. Hanno fatto Diablo praticamente. Sì, ma peggio, sono riusciti a far peggio. E con questo invece terzo capitolo, quindi Dragon Age Inquisition, gli sviluppatori stanno cercando di farsi perdonare, quindi ritorno della telecamera tattica, quindi combattimenti più strategici, un mondo open world finalmente, quindi tutto da esplorare liberamente a perdita d'occhio e tanti, cioè ovviamente combattimenti strategici, tanti personaggi, la trama la conosciamo, è quella abbastanza intrigante, diciamo così, sì, dai, si vi racconta la storia di ovviamente magia, c'è sempre questo il mondo in pericolo, non è il classico, cioè, diciamo, gioco in cui c'è un cattivo che vuole i padronissi del mondo, tu sì, non più sai o meno, per quale qua motivo ti trovi, esatto, lì, qua ci sono un po' di cattivi sovrannaturali, tutto. Sì, quindi vabbè, comunque se siete appassionati della saga la conoscete sicuramente, se invece non la conoscete, questo capitolo magari potrebbe introdurvi al mondo di Dragon Age, che appunto uscirà il 21 novembre su PC e tutte le console. Possiamo andare avanti, abbiamo ancora qualche minuto di tempo, certo, sì, mi facendo il DJ Steve. Vi citiamo Little Big Planet 3, in uscita il 26 novembre su PS3 e PS4. Si tratta di un platform d'azione molto simpatico, perché ci sono dei personaggi, sono dei pupazzetti di stoffa, davvero che sembrano come se fossero veramente di stoffa, e molto espressivi pur essendo dei pupazzetti, perché abbiamo la possibilità di farli sorridere, farli andare in giro tristi, spaventati, arrabbiati. Quindi tante risate così, e tanti personaggi, che è una novità di questo capitolo, tanti personaggi, ognuno con le sue abilità, e un editor di livelli per creare le proprie avventure e condividerle con gli altri giocatori, che è questo il vero fulcro poi del gioco. Uno si fa l'avventura, che dura comunque la solita dozzina di ore, si finisce tutti i livelli, dopodiché o si diverte giocando i livelli creati dagli utenti, oppure quelli si diverte a creare il suo proprio livello, e in questo caso ci sarà un editor ancora più potente, con più strumenti per creare davvero cose, cioè, è bastato vedere il trailer per vedere appunto partite di tennis, gare sui kart, davvero molta fantasia, e abbiamo provato anche la Games Week, un gioco che comunque... Cioè, è indirizzato a una specifica nicchia, secondo diciamo. Me è un gioco particolare, perché non a tutti può piacere. È un po', cioè, come io stesso dire... l'ho provato sia l'uno che il due, però dopo un po' non ti sono piaciuti. No, perché comunque ci scusa. Te la posso fare, devi dedicarci molto tempo. Sì, è vero. La questione è, se hai poco tempo, che preferisci il gioco, che play, via, giochi mezz'oretta e poi via, forse non hai idea. No, perché in effetti diciamo che giocando alla campagna principale, sì, te la cavi in una dozzina di ore, uno volendo potrebbe anche giocarselo così, ma si perderebbe quasi metà gioco, che è quello di provare tutti i video creati dalla community e i livelli creati dalla community e creare appunto proprio il proprio gioco. Comunque a me invece la saga di Little Big Planet devo dire che mi è sempre piaciuta, anche per la possibilità di giocare in modalità cooperativa con gli amici, anche un gioco magari adatto a chi non è proprio vicino al mondo dei videogiochi, per esempio posso essere una fidanzata magari un po' alle prime armi con i videogiochi, piuttosto che anche con nipotini che senza magari ai nipotini di oggi vogliono giocare a Call of Duty, chiaramente perché... il giocatore della Wii, dai, esatto, non oppure tonta, ecco, no? Chi gli piacciono i vari Mario, giochi pupazzosi, questo è veramente l'ideale, e uscirà, vi ricordo, a fine mese, quindi il 26 novembre su PS3 PS4.
Io non ho fatto nemmeno in tempo a dirveli tutti i giochi, però mi dispiace perché è giunto il momento di salutarvi e sicuramente torneremo domani, magari quegli altri me li conservo, così ve ne parlo anche domani. E adesso vi saluto e vi lascio ai prossimi programmi di OK Radio. Ciao! Ciao.